Eccoci in studio per occuparci, come promesso, di pallavolo e lo facciamo con due crediti ospiti. Alla mia destra Francesco Andaloro, allenatore della Planet Pedala di B2 femminile. Buonasera, buonasera. Andaloro. E accanto a lui Gianpietro Rigano, allenatore del Mister Bianco di B maschile. Buonasera, buonasera Rigano, grazie buonasera. Per essere venuti a entrambi. Allora, partiamo subito dalle classifiche che vi voglio mostrare per contestualizzare un po' il discorso e partiamo proprio dalla B maschile, che vede in testa 5 Frondi con 15 punti, poi proprio il Mister Bianco di Rigano con 12 punti, segue le Troiani con 10, poi Pozzallo, Universal e Reggio Calabria con 9, Battiati e Papiro con 8, Coordiner 6, Palermo e Brolo 5, Augusta e Volley Valley 4, Modica 1 punto. Allora, possiamo rientrare in studio con Rigano. Rigano, allora, voi siete reduci, andiamo subito sulla cronaca, siete reduci da un derby, uno dei mille derby di questa stagione, perché questa stagione è veramente all'altissima densità siciliana, questo girone di Serie B. È il primo anno che c'è questa, la B unica è stata riformulata. Via di loro. Esatto. Allora vi chiedo, anche sulle immagini della partita che avete vinto per 3-0 con la Coordiner, vi chiedo intanto una valutazione sul vostro campionato in questa prima parte di stagione che vi vede al secondo posto. Avete perso alle Troiani, poi 3 vittorie di fila. Come hai visto nella classifica, comunque sono 6 squadre in 3 punti, quindi è, diciamo, l'equilibrio nella zona centrale centrale alta del campionato sarà e permarrà per tutto il tempo, secondo me, fino alla fine del campionato, per la conquista forse di un posto nei playoff, perché credo che il primo posto possiamo in più squadre a tentare di rosicchiare questi punti con la prima in classifica o il 5 Frondi, però non sarà una cosa semplice, una struttura organizzativa forse un pelo più grande della nostra. La classifica fedele ai valori, 5 Frondi è davvero la più forte del campionato? Diciamo che ha investito maggiori risorse ed ha un lavoro alle spalle quadriennale, quindi forse qualcosina in più in questo momento ce l'ha. Noi stiamo lavorando per diminuire il gap nei loro confronti, ma non solo dal punto di vista tecnico e quindi della squadra, ma anche dal punto di vista logistico e organizzativo. E, diciamo, la società sta facendo grandi investimenti proprio all'esterno della squadra. Però non è semplice la stagione, poi ci dirà, per noi già ci sono 2 partite fondamentali le prossime, se è veramente veritiera questa o se ci può essere qualche altro salto in avanti di qualche altra squadra. Vedo sicuramente le Troiani con qualche chance in più, perché in casa sono veramente temibili. Io credo che noi possiamo dire la nostra, e quindi la nostra posizione è interessante e ci dobbiamo lavorare su questa posizione. E poi sicuramente un'altra squadra di Catania, che è l'Algoritmi, e il Vibo, che comunque ha dentro il proprio roster 3 ragazzotti veramente bravi, che giocano, che fanno da comparsa in Serie A, insomma. Allora, io ti chiedo, avete battuto la Coordiner per 3-0, a 23, a 20 e a 18 i parziali. Tu però a fine partita hai detto: non sono ancora soddisfatto del livello della nostra pallavolo. Sì, no, ci concediamo troppi passaggi a vuoto. Credo che questo dipenda anche dal fatto, me ne dolgo per la non bellezza della pallavolo nel momento in cui l'abbiamo giocata, del fatto che noi abbiamo all'interno del nostro roster un nucleo grande di ragazzi che vengono fuori dal nostro settore giovanile e che hanno bisogno di giocare. Quindi quando in formazione entrano questi ragazzi che hanno sicuramente tante qualità, poca esperienza però di gioco, il nostro livello di gioco si abbassa e quindi abbiamo da compensare ancora la loro presenza in campo. Allora, io sfrutto i tuoi natali, perché tu sei nato a Santa Teresa Riva, sì, per parlare anche di pallavolo femminile. Lo faremo ovviamente con Andaloro per quello che riguarda la B2, ma in B1 c'è il Santa Teresa, che è una bella realtà. Possiamo vedere anche la classifica, anche lì, per fare un attimo il punto della situazione del campionato di Serie B1, che vede in testa il Maglie con 13 punti, poi Casal de Pazzi e Isernia con 12, Santa Teresa con 9, Marsala, Scafati e Chieti con 8, poi Aprilia, Cutrufiano e Montella 7, Roma 4, Azzano 3, Salerno e Castel Vetrano
con 2 punti. Dicevamo, abbiamo anche delle immagini di riferimento del Santa Teresa, si riferiscono all'ultima vittoria interna del Santa Teresa per 3-1 sullo Scafati in casa. Allora ti chiedo un po' questa, di presentarci, di raccontarci questa realtà di questa squadra che comunque è legittimamente ambiziosa, ha un bel fattore campo, vedremo anche in queste immagini di tifosi particolarmente caldi. Che investe tantissimo nella pallavolo, la cittadina intera investe nella pallavolo come sport primario. La struttura è ancora, diciamo, un po' sottotono rispetto sottodimensionata rispetto a, diciamo, agli investimenti della società, ma credo che anche lì si stiano muovendo per organizzarsi per rendere la struttura adeguata a un eventuale salto di categoria in Serie A, perché credo che la società abbia come obiettivo andare in Serie A. Ed è pronta questa squadra a compierlo? Che ne pensi della squadra di quest'anno? Sicuramente sarà tra le squadre che faranno scintille fino alla fine, quindi guadagneranno sicuramente terreno e arriveranno in zona playoff velocemente. Spero che tutti riescano a lavorare con calma per questo obiettivo, perché tutto il movimento che sono riusciti a creare in questi anni è giusto che venga gratificato. Il fattore campo si fa sentire molto e lo abbiamo detto, lo vediamo anche in queste immagini, vedremo dei tifosi belli caldi, tra virgolette, un po' zoppicanti fuori casa. Per assurdo, quando è un fattore campo così forte, talvolta poi ne risenti quando vai fuori. Sì, perché il clima, l'atmosfera ovviamente che si crea all'interno quando giochi davanti al tuo pubblico e quindi a tutte le persone che hanno delle grossissime aspettative in te, magari all'inizio puoi avere dei blocchi, puoi avere delle difficoltà per riuscire a spezzare proprio questa volontà da parte di tutta la città di andare avanti in questo sport, però sicuramente senti la passione, l'affetto, il piacere di tutta la città che ti spinge per fare una cosa in più, quindi questo poi può diventare un'arma al doppio taglio perché ti manca quando sei lontano. Allora, Andaloro, invece passiamo alla Planet Pedara. Vediamo il campionato di Serie B, vediamo la classifica perché ci serve sempre a inquadrare un po' la situazione. Eccola qui, con la Torrese che è in testa a 13 punti, poi la Planet Pedara a 11 punti insieme con Real Napoli e Palmi, quindi Benevento e Napoli a 10, Palermo e Olimpia Siracusa a 8, Lamezia a 4, Modica a 3, Pallavolo Sicilia a 1, Reggio Calabria e Potenza a 0. Allora, la Planet se la passa bene, siamo lì al secondo posto, ottimo risultato, anche perché in realtà siete capolista virtuale, perché avete vinto tutte le partite disponibili, mentre la capolista attuale, la Torrese, ha perso una partita proprio contro di voi e non ha osservato il turno di riposo che voi avete osservato. E allora, partiamo da lì. Quali sono le ambizioni di questa squadra? Abbiamo anche delle immagini di riferimento che fanno, per l'appunto, riferimento all'ultima vittoria 3-1 contro Reggio Calabria in casa. Innanzitutto, virtuali capoliste, se ammettendo quando riposerà ovviamente Fiamma Torrese, noi riusciremo a vincere. Quella che ti manca, quello è ovvio. Questo è l'auspicio, diciamo. Però la nostra idea è quella di scendiamo sempre in campo per poterle vincere tutte. L'abbiamo anche dimostrato proprio nello scontro diretto con Fiamma Torrese, che nonostante tutte le vicissitudini, le difficoltà corse già a metà primo set, dove ogni 5 minuti praticamente ne saltava una persona per infortunio, ciò nonostante siamo riusciti a farci forza da organico pronto e forte qual è anche a livello giovanile, perché ricordiamo che in campo comunque già ci stanno due under 18, due classe 99, che comunque le altre ragazze, fatta eccezione per la Big Graziella Lore, 34 punti contro Reggio Calabria, questo punti, ci dice qualcosa, no? Ma lei gioca male quando va sotto i 30, quindi se va sotto i 30 gioca male, paradossalmente. Quindi in linea con la media sì, quindi lei ci stupisce ancora come non si è arrivata a 40 come faceva l'anno scorso, quindi ormai ci ha abituato proprio tutto il pubblico di Pedara molto bene, dove parlavamo poc'anzi di Santa Teresa, che è un pubblico molto focoso, facinoroso, anche Pedara è un campo molto difficile con i tifosi che ci stanno e che ci spingono, e devo dire che è ancora più difficile giocare fuori casa, perché il nostro girone, poco fa vedevo la B maschile, che praticamente è quasi un girone regionale, ahimè la nostra B è un girone triregionale, se non anche quattro, quindi con Basilicata, Calabria e Campania incide molto di più la trasferta. Vediamo, adesso abbiamo 3 partite molto delicate, molto difficili, anche perché ancora dopo quella famosa partita di Fiamma Torrese a cui facevo riferimento prima non abbiamo recuperato tutto l'organico. Partita nella quale, lo ricordiamo, eravate sotto 2-0 e poi siete riusciti a vincere 3-2 vincendo 23-23 e il tie break a 8. Questa testimonianza in qualche modo anche dell'equilibrio che regna in questo girone e quanto sia combattuto in ogni caso, perché anche la partita con Reggio l'avete vinta 3-1, avete vinto i primi due, poi avete perso il terzo, il quarto l'avete vinto a 19 e a fine partita è dichiarato abbiamo rischiato
di riaprire la partita a causa di un calo mentale che non possiamo permetterci in un campionato come questo. Quindi no, questo testimone è un po' il biglietto da visita di questo torneo, no? Perché se noi analizziamo effettivamente un pochino il fatto che manchi una squadra, di fatto la classifica è difficile leggerla ogni settimana, perché uno dovrebbe pensare Tizia riposato, Caio riposato, insomma, e capirlo. Però effettivamente se la guardiamo oggi, praticamente in cinque punti ci stanno dalla nona, dall'ottava fino alla prima, quindi otto squadre lì, il girone è molto equilibrato, anche eccessivamente equilibrato, non so se dire verso l'alto, però veramente ci sono giocatori, anche fior di giocatori, Fiamma Torresa, giocatori che hanno militato anche in Serie A, quindi ripeto, forse lì abbiamo fatto la gara del cuore, la gara d'orgoglio proprio contro di loro, probabilmente abbiamo sfruttato in quell'occasione il fatto che loro si sentivano già vincenti dopo sul 2-0, col fatto che noi... Uno sport difficile, pallavolo. Sì, specialmente quello femminile. Allora qui noi abbiamo due realtà ambiziose. Lo è il Mister Bianco nel medio periodo, se vogliamo, nell'immediato, nel medio periodo, però sono due realtà ambiziose. Il Mister Bianco comunque ha un progetto sul lungo termine. Sì, come dicevo, insomma, la società ha a cuore la struttura. Infatti sia il reparto medico che lo staff tecnico è ben organizzato e sta lavorando per migliorare sempre di più. Questo è sicuramente perché vorremmo diventare un punto di riferimento anche a livello giovanile per poter attrarre i migliori giovani, perché secondo me lo staff tecnico induce alle aspettative e quindi è un buon canale di comunicazione per le aspettative dei ragazzi che vogliono fare pallavolo in modo professionale. È ovvio che la pallavolo, soprattutto quella pallavolo che giochiamo adesso, è un continuo compromesso con gli studenti, i lavoratori, le organizzazioni delle palestre, perché ovviamente di professionismo non se ne vede neanche minimamente. Molta professionalità, perché questo sport teniamo moltissimo a questo sport e vogliamo che si faccia come è giusto che sia, cioè con il rispetto di questo sport, e però fatto con una base di tutela dei rapporti personali e dei rapporti che legano alcuni atleti di livello superiore a questa società. Andallo, invece il progetto del Planet Pedara qual è nell'immediato, cioè in questo campionato, quali obiettivi vi ponete? E poi sul termine un po' più lungo. Allora, noi già l'anno scorso, che eravamo in B2, avevamo detto in 3 anni di poter tentare il salto in B1. Già l'anno scorso, se non fosse accaduto quello che è accaduto, cioè si è rotto il crociato purtroppo la Marcella Nielsen, quando eravamo in testa in classifica, non si sa dove saremmo. Quest'anno siamo lì, pensiamo di poterci restare, speriamo di restarci fino in fondo e poi a marzo, Allegri dice a marzo vediamo com'è, e poi a marzo vedremo com'è. Lui perché ha la Champions a marzo. Ma noi abbiamo le under, abbiamo le under che obiettivamente la 18, che quest'anno la stiamo facendo insieme col Comiso e si chiamerà Planet Ardens, impegnerà le nostre ragazze, perché ripeto, avendone due titolari in campo le distrarrà un pochino con le finali regionali, idem anche con le under 16, perché comunque in panchina abbiamo 3 under 16 che sono anche entrate appunto nella partita importante col Fiamma Torrese, per cui anche loro, poi come dice anche qua Gian Piero, non è valorizzato così tanto, e ciononostante ci si alleni professionalmente, ma non siamo professionisti, diciamolo francamente, ancora per come si è considerati, queste ragazzine fanno tantissimi sacrifici, perché la scuola, cioè, allenarsi 4 volte a settimana, la sessione di pesi, la partita under 16, la partita under 18, la partita di serie B2, cioè, a contarle tutte dice ma quanti giorni avete la settimana? Una vita da professionisti senza averne lo status. Senza averne una valorizzazione, sì. Lo status. Sì, diciamo che gli sport minori, ma credo che anche quelli maggiori nelle fasce più basse, hanno avuto un duro colpo, diciamo, nell'organizzazione economica della società, quindi dobbiamo per necessità rispettare la professionalità di tutti i componenti della società e della squadra, dei settori giovanili, cioè tutti devono essere rispettati per il lavoro che fanno, però ovviamente mettendo in conto il fatto che dobbiamo riuscire a trovare degli equilibri
tra gli impegni e gli esborsi economici della società, che non possono essere molto alti. Anche perché la pallavolo catanese ha una tradizione che merita. Meriterebbe sicuramente, meriterebbe sicuramente molto di più. Abbiamo, io ho vissuto gli anni con Ugo e con la pallavolo Catania e sono stati gli anni straordinari, mi ricordo insieme ad altri amici ogni tanto che riusciamo a incontrarci, la partita contro Vibo che poi andò in A1 quell'anno, il 26 dicembre credo che fosse, con il Palacatania stracolmo come se ci fosse la nazionale. Meritiamo quella pallavolo. C'è una cultura, c'è una tradizione specifica. Per parlare del prossimo turno, andiamo subito a vederlo il prossimo turno e partiamo dalla B2 femminile. Intanto la partita di cui devo parlare è Olimpia Siracusa, Planet Catania, Planet Pedara, perché insomma vi riguarda e non è una partita semplice, mi dicevi, no, fuori onda. Molto difficile, anche perché, ripeto, loro sono in questo momento ottavi, ma non ci sono tante differenze di punti, a prescindere se hanno riposato o meno. Hanno una squadra con dei nomi, cito su tutti le Cavaro, gente che ha militato anche in B1, in A2, insomma, non sarà molto facile. Poi sono una squadra molto, ma molto tenace, ostica. E poi siete spettatori interessati di Palmi Torrese, che scontro di vertice potrebbe fare anche il vostro gioco. Certo, perché tornando al discorso che facevamo prima, se riusciremo a passare indenni a Siracusa, quindi riuscendo a vincere a Siracusa, aspetteremo questo risultato e poi ci proietterà la settimana successiva nello scontro diretto contro il Palmi, proprio sapendo che Fiamma Torrese riposerà. Rigano, copiamoci della Serie B. Abbiamo detto un girone tutto siciliano e poi vediamo il prossimo turno. E così non è, perché in realtà, le rarissime trasferte poi alla Sicilia. Andiamo a Vibo a incontrare la Tonno Calipo, che è, diciamo, la fucina della prima squadra della Superlega di Calipo. Come vi dicevo, ci sono un paio di ragazzi molto molto interessanti, non scopro l'acqua calda, nel senso che sono giocatori che militano nel roster della Superlega di Vibo. E qui l'altra partita, circoletto rosso, forse mi permetto di dire, è Gupe Battiati, 5 frondi, perché comunque arriva la capolista. Sì, arriva la capolista, poi comunque per le due squadre calabresi è comunque uno stress non indifferente fare tutte le trasferte in Sicilia, perché comunque erano meno di 2 settimane fa. Per loro è effettivamente una B, per noi poi, un po' meno dal punto di vista logistico. Guardando il programma, anche Coordine Letoiani o Papiro o Universal, insomma ci sono sempre tanti derby che mettono pepe in questo campionato. Sono tanti derby, comunque Solo Augusta, insomma, e questo secondo me è l'unico leitmotiv del campionato, sarà proprio gli stanno preparando proprio questi scontri diretti, ma intesi proprio come derby, perché come sappiamo, insomma, nelle strade cittadine un po' si alterano un po' gli equilibri. In coda Modica Polle Valle, un altro partita che mette in palio sì, pesanti, assolutamente, insomma, voglio dire, assolutamente. Ma comunque il campionato è estremamente interessante da questo punto di vista. Il tasso tecnico non è altissimo, però all'interno di ogni, cioè non è altissimo riferito a una B1 di alto livello di qualche anno fa, precedente. Però all'interno di ogni singola squadra ci sono 3-4 giocatori di riferimento che comunque tutte le squadre hanno. Grazie a Giampiero Rigano, grazie a Francesco Andaloro, grazie a voi per averci seguito. Per questa sera è tutto, arrivederci.